giornata che fa capire quanto sia utile la conoscenza di una cultura per capire che si può stare bene insieme anche se si è nati a migliaia di chilometri di distanza. È successo proprio a Castellinaldo, un comune di 915 abitanti in provincia di Cuneo, che ha ospitato ben 150 visitatori in arrivo dall'Estremo Oriente. L'iniziativa, organizzata da Angelo Owe, dai fratelli Alberto e Simone Toppino tramite il sito pionieristico turisticinesi.it, è un progetto che, se si pensa siamo alla vigilia di Expo 2015, ha senza dubbio ottime prospettive di crescita. Questa è una festa ben riuscita, certo, dove c'è stato un inserimento del tutto felice nell'ambiente autoctono, dove vediamo la gente di qua che risponde ai sorrisi dei cinesi. Queste cose vengono alla luce proprio in queste occasioni, come diceva il signor Angelo. E la gente si apre, i cinesi apprezzano, almeno pare che abbiano apprezzato. Questa integrazione, questa osmosi tra la popolazione italiana e gli immigrati cinesi, che sono i nuovi cittadini italiani, è una cosa felice. I cinesi, accolti in una festosa piazza Castello e riforniti di cappello, bicchiere e taschetta portacalice, percorrendo le viuzze del paese hanno assaporato i vini offerti dal territorio in un clima di piena vendemmia. Convogliare cinesi non solo sempre nelle solite quattro città italiane che tutti al mondo conoscono, ma anche in piccole realtà. Siamo certi che questo possa aiutare e che possa comunque servire e far scoprire nuovi posti ai cinesi. La giornata, organizzata il 21 settembre, ha visto cinesi e italiani protagonisti di momenti di svago. Si sono confrontati nel tiro alla fune, mentre altri hanno preferito rifugiarsi all'ombra dei filari. È stata anche l'occasione di cimentarsi nell'arte della vendemmia, di vedere come il paese si organizza in tal senso, portando poi a casa anche parte del raccolto. In questa iniziativa il tassello principale è l'intuito dei fratelli Toppino, Alberto e Simone, che ha permesso la creazione del loro sito turisticinesi.it, del quale, insieme a venderieicinesi.it, parleremo in questa rubrica nel corso dell'anno e che promuove le strutture ricettive italiane per turisti cinesi anche in vista di Expo 2015. Castellinaldo vuole essere uno dei primi paesi Chinese friendly in Italia. E questo sarà molto importante per il paese, per i cinesi e spero anche per la nazione. L'iniziativa ha visto la collaborazione dell'agenzia di viaggi milanese Rui Feng Travel, dove si parla cinese e italiano. In questo momento stiamo collaborando con parecchie associazioni, anche con la SEA, il Comune di Milano, con una delle poche associazioni probabilmente sul territorio attualmente è l'Associazione Italia-Cina. I nostri hotel ad ora sono impreparati ad accogliere i turisti cinesi che in occasione dell'esposizione universale non saranno certo pochi. Si parla di almeno 1 milione di turisti in arrivo dal paese di mezzo. C'è chi ipotizza saranno 2. Stima circa 1 milione di turisti cinesi per il prossimo anno, però molti sottovalutano anche i turisti cinesi che sono già presenti in Italia. In Italia ci sono delle carenze. Perché? Carenze perché comunque gli italiani e i cinesi sono due realtà un po' diverse. Quindi diciamo che il turista cinese è abituato comunque ad avere certi tipi di comfort. Bastano pochi gesti per far trovare a proprio agio un turista cinese. Un bollitore in hotel, per esempio avere sempre la pasta istantanea quando va in giro. Queste sono piccole cosine che noi stiamo, questo in tutti i 6 mesi, stiamo cercando di sistemare tramite gli alberghi. E sembra che i gestori degli hotel si stiano svegliando. La clientela cinese rappresenta ormai una certa fetta che può far rendere di più la loro attività e si stanno attrezzando per accogliere al meglio il turista. Castellinaldo dimostra che tutto il mondo è paese. Canti, balli, brindisi, giochi, allegria sono importanti tanto in Cina quanto in Italia. Da queste basi si potrebbe partire perché il rapporto tra i due paesi si consolidi.
E dopo questo servizio cerchiamo di imparare insieme la Cina, di capire che cosa il servizio ci ha insegnato. Lo faremo con una rubrica settimanale e vi introduco subito chi ci accompagnerà in questa rubrica, l'imprenditore Angelo Ou, a cui do il benvenuto. Grazie per essere qui. Grazie a voi per l'opportunità. E dunque, iniziamo subito, Angelo, con i primi quattro caratteri di questa settimana. Con che piacere. Cosa si tratta? Con piacere. Stiamo parlando dei caratteri cinesi e quindi non potevamo fare a meno di iniziare con la definizione di Cina. Cina si scrive, come con quasi tutte le parole, con due sillabe, la prima dei quali è centro e la seconda è mondo, zong guo. Il centro, lo vediamo, è una forma rettangolare che viene spaccata al centro, dimezzata, a significare proprio il centro. Guo invece è un mondo quadrato che, secondo il sistema tolemaico, la terra era piatta, con dentro le terre, con dentro il sole, che impareremo più avanti, e con dentro i mari. Quindi zong guo, centro del mondo, uguale Cina. E tra l'altro guo adesso è anche, come dire, un nuovo carattere nella bravissima, Cina moderna. Bravissima Mariangela. Infatti guo, questo è il guo classico, antico, con dentro la terra, il sole e i mari. Oggi il guo è rappresentato ancora da un mondo quadrato con dentro la giada. Guardiamo anche persona, Ren. Ren, oltre che essere identificativo di persona, è un radicale. Una volta si scriveva proprio un pittogramma, un omettino con le gambe, e oggi è più stilizzato con due segni, il primo dei quali parte dall'alto verso il basso e il secondo invece che va a sfumare verso il basso. Identificativo e significativo di uomo, persona, essere umano in generale, Ren. Guardiamo a vendere, che vedremo è molto legato, e lo vedrete anche voi, a comperare, Angelo, perché? Allora, Mariangela, direi che contraddico un secondo per cominciare da comperare, perché comperare e vendere sono due la stessa azione vista da due punti di vista diversi. È evidente che il vendere è una complessità, è un'elaborazione del comperare. Il comperare identifica, l'abbiamo visto prima, un uomo che con le braccia allargate probabilmente scrive dei numeri all'interno di un alloggio, di una casa. Comperare. Il concetto del vendere, che è la stessa situazione vista da un'angolatura diversa, è esattamente lo stesso carattere mae che abbiamo visto, si pronuncia con un accento più grave, mae, e ha simbolicamente sopra il carattere il numero 10, quasi identificare che la nostra vendita la amplifichiamo 10 volte. Grazie xie ad Angelo Ou, che ritroveremo la prossima settimana. Grazie mille, Angelo, e grazie a voi per averci seguito. Ci ritroviamo la prossima settimana con Imparare la Cina.